Ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti su Dungeon of the Endless. Che cosa cazzo è Dungeon of the Endless? Ve lo spiego. Dungeon of the Endless è uno di quei giochi roguelike dungeon crawler alla The Binding of Isaac, per dirne uno. O Spelunky, ultimamente ne sono usciti diversi. Spelunky, ci ho fatto un video pochi mesi fa, un paio di mesi fa. In ogni caso, questo è uscito di recentissimo su Steam. Quindi facciamo new game. Non vi aspettate una grafica di ultima generazione, anzi, sarà molto pixellosa. A quanto pare la nostra storia inizia così. Una nave spaziale, colpita, sta perdendo equipaggio a vista d'occhio. Scende il numero dell'equipaggio, stanno morendo tutti. Nave spaziale LB Stefani, di emergenza, una capsula di salvataggio. Destinazione, il pianeta più vicino ovviamente, per salvarsi insomma. Si schianta. L'equipaggio però è vivo e ci troviamo appunto all'interno di questa navetta spaziale schiantata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo esplorare una serie di stanze e scoprire mano a mano tesori, mostri, difficoltà, potenziamenti per i nostri avventurieri. Non conosco bene le meccaniche di questo gioco, ovviamente. Lo sto scoprendo un po' insieme a voi. Però ho più o meno capito come funziona. Allora, abbiamo davanti a noi questo cristallo. Questo cristallo dobbiamo proteggerlo a tutti i costi, perché serve per dare potenza alle varie stanze. Con i nostri due eroi, che sono generati casualmente. Forse questa signorina qua è sempre così. Però l'altro, nell'altra partita che ho fatto, era diverso. Quindi iniziamo ad andare avanti. Entrambi gli eroi li mandiamo nella prossima stanza. Loro entrano nella prossima stanza, combattono le creature che ci trovano dentro. E noi possiamo dare potenza alla seconda stanza. Diamo elettricità alla seconda stanza. Da qui abbiamo altre due stanze in cui possiamo andare. Di là tra l'altro vedo una creatura, un morto c'è lì, vabbè. Andiamo in questa stanza a destra. Quindi ci mandiamo entrambi i nostri eroi, in modo che possano combattere insieme, più fare più male. E trovano un generatore, industria, che gli dà 6 punti di una delle risorse. Ci sono 3-4 risorse. 4. Industria, scienza, cibo e polvere. La polvere è quella che dà potenza a questo cristallo. E ci permette di dare potenza alle stanze. Vedete? Dare elettricità, diciamo così. Il cibo serve per curare gli eroi in combattimento. L'industria non so a che cosa serva. Forse a fare i livelli? La scienza è ancora bloccata. Quindi mandiamoli ancora avanti nella prossima delle stanze. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Le stanze sono ovviamente generate casualmente. Abbiamo trovato dei tesori. Un nuovo oggetto. Dei guanti da cucina. Mettiamoli alla donna. Mi sembra ovvio, guanti da cucina alla donna. Tieni. Contenta? Che ti danno? Ti danno più 10 di potenza d'attacco. Non sapevo che i guanti da cucina facessero così male. Ok, andiamo avanti ancora. Diamo potenza anche a questa stanza? Ma sì, dai. Quanta potenza ci rimane ancora? Non tanta, probabilmente. Non abbiamo potenza infinita, quindi, a meno che noi non troviamo altra polvere e la troviamo uccidendo i mostri nelle varie stanze, non possiamo dare potenza a stanze infinite. Questo è un po' un limite. Andiamo avanti. Qua ci sono una serie di mostri. Ok, allora, una serie di mostri. Dobbiamo assolutamente curare la signorina, perché stava prendendo una marea di danno. Quindi la curiamo. E ok, abbiamo fatto anche questa stanza. Vedete, non possiamo più dare potenza alle stanze. Abbiamo terminato le risorse di potenza. Però magari, se io spengo questa stanza, posso accendere quest'altra. Benissimo, questa è una buona cosa. Tenere le stanze accese mi sembra una cosa intelligente. Andiamo avanti, abbiamo altre due vie che possiamo prendere. Io prenderei questa stanza qua. Andate. Finché abbiamo cibo, non dobbiamo preoccuparci troppo di morire. Abbiamo trovato una nuova... Oh, wait. Attenzione, che cosa è successo? C'è un'ondata in arrivo. Un'ondata in arrivo, dobbiamo correre. Correre a proteggere il nostro cristallo potentissimo. È importante, perché se lo facciamo distruggere da questi bastardi, abbiamo perso. E anche se iniziano ad attaccarlo, comunque è un danno per noi. Perché perdiamo polvere e possiamo dare potenza a meno stanze. Ora, l'abbiamo difeso dall'ondata, quindi possiamo di nuovo andare avanti. Questa stanza qui non possiamo accenderla, mi pare. Vediamo un po'. Pare proprio di no. Però avevamo trovato una blueprint. Le blueprint, come potete immaginare,
Dovrebbero essere, ma non so dove me l'abbia conservata però. Dovrebbero essere delle ricette per creare altri oggetti, immagino. Però vedo qua dei più. Possiamo mica potenziare i nostri. Sì, possiamo potenziare. E usiamo appunto i punti di ricerca per potenziare. Cos'è questo? Abbiamo potenziato il nostro personaggio. Abbiamo potenziato, cioè praticamente gli stiamo dando delle. E abbiamo creato un potenziamento anche nella stanza. Questo potenziamento è gratuito. E a quanto pare serve a curare i nostri eroi? Sembrerebbe così. Inoltre, possiamo creare un altro potenziamento. Questo che abbiamo creato, questo qua serve per creare più industria. Invece questo per creare più cibo. Io lo farei, sembra utile. Eccolo là. Wow, bello! Abbiamo fatto qualcosa di utile a quanto pare. Il gioco è più complicato di quanto si potrebbe immaginare. Andiamo a esplorare la prossima stanza. Vediamo un po' che succede qua. Oddio! Una creatura molto ostile. Aspetta, sto pronto a curarti, stai tranquilla. Stai tranquilla. Ok, cura. Anche al signori. Oh, ho finito il cibo. Oh, Madonna, com'era potente questo qua. Ok, cosa sta succedendo? Sta succedendo. Oh no! Un'ondata! A difendere, presto! A difendere! A difendere! Andate! Difendete il cristallo, imbecilli! Oh no! Oh no, mi sono incasinato completamente! Andate, maledetti! Non posso più curarli! Oh no, mi sono morti! Mi sono morto, probabilmente ho sbagliato qualcosa. È probabile che io abbia sbagliato qualcosa perché altrimenti non si spiega come io abbia fatto morire così in fretta. In ogni caso, rientro nella partita, saltiamo il filmato. Credo, vedete, in questo caso abbiamo due eroi, tutti e due gli eroi sono diversi. Quindi sono casuali anche loro, come aspetto, perlomeno, come altro non lo so. Comunque, quello che volevo farvi capire è un po' più o meno la meccanica del gioco. Non prevedo di farci altri video, però mi interessava farvelo un po' vedere perché mi è stato inviato dagli sviluppatori, appunto. Io li ringrazio e quindi mi sembrava doveroso, insomma, farvelo vedere. Esploriamo un altro paio di stanze. In questa ci sta questo teschio parecchio brutto. Oh, questo tizio qua dietro spara. È molto meglio. Molto meglio rispetto a quella tizia di prima. Cos'è questa struttura? Sto teschio. Strano. Andiamo avanti, voglio. Sono curioso di vedere qualche altra stanza, sinceramente, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è più avanti. Oh, ecco, vedi? Un nuovo oggetto. Che cosa abbiamo trovato? Sonic Gun. Wow. Wow. A chi la possiamo dare la Sonic Gun? A nessuno. Nemmeno tu la vuoi? Perché no? Credo che serva un'abilità speciale per poterla utilizzare. Credo. Ok. Oh! Il cibo! Il cibo può essere utilizzato per far levellare i nostri eroi. Però in quel caso ovviamente non puoi più utilizzarlo per curarli. Quindi è una scelta un po' difficile da fare. In ogni caso, questo che cos'è invece? Questa creatura genera più cibo. Beh, generare più cibo è una cosa molto utile, quindi facciamolo da subito. Prepariamoci al peggio. Andiamo. Questo gioco va giocato con cervello, perché non è così cretino come potrebbe sembrare a primo avviso. Abbiamo trovato un altro oggetto, un rapier. E possiamo. Non possiamo illuminare la stanza. Eddio, ma che Cristo però. È difficile sto fatto. Però il rapier lo può equipaggiare lui. Bravo. Oh, scusa. Equipaggia il rapier che vedrai farai molto più male. Adesso, dove cazzo vado? Io ho paura di allontanarmi troppo dalla stanza principale, perché temo che succedano robe brutte al nostro cristallo preziosissimo. E non è una buona cosa. Oi, attenzione. Ti curo, stai tranquillo. Ti curo se perdi vita, tranqui. Alla fine del combattimento si rigenerano da soli la vita. Quindi questo fatto è buono. Purtroppo. Aspetta, vediamo un po'. Questo genera più industria. Facciamo pure uno di questi, va? Ah, deve essere potenziata la stanza per poter costruire i moduli. E mi sembra giusto. Quindi lo andiamo a costruire di qua, lo andiamo a costruire. Devono essere presenti in. Oh, che ho fallito la costruzione.
No, allora, sì, questo. Ma posso farne un altro qua? No, perché c'è già. Ah, posso farlo qua però. Allora, vediamo. Più industria voglio generare. Vai. Perfetto, ora creiamo potenziamenti più in fretta, da quanto ho capito. Andiamo a visitare la prossima. La vieni, vieni, andiamo a visitare la prossima stanza. Andiamo, andiamo. Che cosa troviamo? Ehi! Mostri potenti! Qua andrà curato per forza il personaggio. Il personaggio che sta in prima linea, probabilmente. Dai che ce la fate senza cure? Madonna, potenti! Bravo! Bravissimo! Vai, 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 vai! Potenziamenti? No, non possiamo più dare potenti. Ecco di nuovo, abbiamo trovato. Ehi! Indietro, 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 indietro! Stanno picchiando i nostri potenziamenti! Picchiano i potenziamenti! Girati! Picchia questi però! Se no ti ammazzano! Ok, vai, vai, picchia il ragno, il ragno. Ha rotto un potenziamento. Figlio di. Muori. Muori, basta. Anche tu, picchia il ragno. Bravo. Cacchio, ha rotto il potenziamento. Posso rifarlo? Ok, ho sbagliato potenziamento, ho fatto quell'altro. Però posso dare potenza a una nuova stanza. Vediamo se possiamo creare. Cos'è questo? Posso potenziargli la difesa, a quanto pare. No, preferisco potenziare il fatto che rigenera cibo. Preferisco di molto. Ok, però. Reduce speed. Ah, queste qua sono delle piccole torrette che a quanto pare hanno degli utilizzi. Vedi, si possono mettere. Ah, non lo posso fare perché non ho abbastanza. Però queste sono delle piccole torrette che hanno degli effetti sui nemici. Queste invece grandi hanno degli effetti su di noi, a quanto ho capito. Bene, ho capito. Andiamo avanti. Cos'è questo? Questo è un NPC, un mercante. Salve, signore. Vende delle robe bellissime, guarda. Le vende in pote in dust, in polvere. Quindi se noi le compriamo, abbiamo un problema. Però posso vendergli la Sonic Gun. Tiè. Ciapa. Se noi gli vendiamo. Se noi compriamo le sue cose, abbiamo il problema che spendendo il dust, magari ci toglie potenza a qualche stanza. E noi non vogliamo che questo succeda. Abbiamo una stanza, possiamo dare potenza ancora a una stanza. Quindi in teoria possiamo comprare qualcosa. Però no, preferisco non comprare niente dal signore. E invece dare potenza alla stanza. Dove sta? E poi andare avanti. Vediamo un po' che succede più avanti. Vedo che in questa maniera è un po' più facile andare avanti così, utilizzando. Ci sono due ondate in arrivo, due ondate in arrivo. Due ondate in arrivo, stanno ammazzando il mercante. Vai! Vai! No, non stanno ammazzando, non se lo caga nessuno il mercante, però se la stanno prendendo col mio cristallo, col mio cristallo, il mio cristallo. M'è morto l'eroe. No. M'è morto l'eroe perché mi sono distratto, non ho guardato. No, l'eroe. E ora? Posso riviverlo? No. Oh. No, mi stanno pure attaccando il cristallo. Pezzi di merda, non l'ho visto questo stronzo che era qua. Bastardo, non ho. Ma guarda che infame. E quando lo attacca, vedi, ti toglie in ogni colpo, ti toglie dust. Bastardo. Beh, è andata male, ragazzi. È andata parecchio male. Stanno ancora attaccando qualcosa, mica. Beh, vabbè. In ogni caso il gioco ve l'ho fatto vedere. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate nei commenti. E io vi auguro per ora una buona giornata. Se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate questo video, guardate quelle due mani. Lion out.